L'avevano definito un autentico spareggio per la salvezza. I due punti fanno certamente comodo a Lecce, che si è allontanato dalla zona minata, ma il Cagliari, che a tratti ha mostrato buon gioco, non deve considerarsi al capolinea. Il Lecce, tutto piume e paillette, si è presentato dopo 7 minuti con una rete di Raimondo Marino, un difensore con il vizio del gol. Una rete pregevole che ha creato scompensi nel dispositivo cagliaritano. Il Lecce, pur senza essere scintillante, ha creato qualche altra buona opportunità, ma è stato il Cagliari sul finire del tempo ad impensierire la difesa pugliese, prima con Cappioli ed un minuto dopo con un insidioso diagonale di Pulga. In avvio di ripresa il Cagliari, che ha mandato in campo Paulino, un attaccante, al posto di Herrera, un centrocampista, ha guadagnato in pochi minuti una serie di angoli, ma non è mai riuscito a concludere con efficacia. Il Lecce in qualche circostanza ha cercato di alleggerire la pressione avversaria, ma nulla di particolarmente rilevante. Il Cagliari ha insistito parecchio, ma in zona gol la squadra sarda ha evidenziato vistose lacune. Il Lecce al 90esimo, su classica azione di rimessa, ha raddoppiato. Conte è stato messo giù al limite dell'area da Jelpo, che è stato espulso. L'arbitro Felicani ha applicato alla lettera le nuove norme. Avendo il Cagliari già effettuato le due sostituzioni, in porta è andato il centrocampista Cappioli, ma Pietro Paolo Virdis, vecchio sceriffo del gol, gli ha negato anche la soddisfazione della parata. Virdis ha così firmato, proprio contro la sua ex squadra, il 99esimo gol in Serie A. Onestamente devo dire, i primi 10-15 minuti abbiamo giocato alla grande, tutto di prima, abbiamo fatto anche stupendo gol con Marino dopo un'azione veramente di grandissimo ordine. E poi chiaro, una squadra come Cagliari, che era ben disposta in campo, ci ha messo un pochino in difficoltà sul piano di gioco, però direi tutto sommato cercavamo anche di farli venire avanti, di colpirli in contropiede. Sì, è un periodo che non facciamo gol neanche mettendola dentro con le mani, e bisogna aver pazienza, Non è che era preoccupato, però aveva mal di testa. Aveva mal di testa perché c'era un po', non paura, sapeva che il Cagliari veniva qui, che voleva vincere a tutti i costi, che era una grossa squadra. Ci ha fatto concentrare al massimo per entrare in campo, sempre con umiltà, però con la massima concentrazione. L'analgesico Marino fa effetto in 8 minuti. Per l'uso, leggere attentamente le istruzioni sul manuale del gol. Doppio scambio in velocità con 4 tocchi tutti di prima, compreso l'ultimo. Il doveroso replay evidenzia meglio la precisa e preziosa sponda di Virdis e Pasculli e un pizzico di ingenuità della difesa sarda. Beh, forse per Virdis è stato più faticoso scusarsi con tutta l'isola che non giocare oggi. Sì, beh, visto i legami che ho con la mia Sardegna, con la gente che ancora mi ama, è logico che fargli il gol poi al 90esimo. Una cattiveria. Mi dispiace.